Carissimo pubblico di Wedding TV, bentrovati da Marco Renzi sulle nostre piattaforme televisive, digitali, streaming, sui nostri canali social. È un appuntamento molto bello, molto interessante quello a cui stiamo partecipando, un grande evento, un importante evento in un borgo calabrese che è Aiello Calabro, per parlare della bellezza del posto ma anche della possibilità di realizzare sogni da matrimonio in un borgo molto affascinante, qual è indubbiamente quello dove noi ci troviamo. Aiello Calabro è in Calabria, oggi farò una passeggiata per il borgo, lo farò con un architetto, uno tra i più noti architetti italiani, che è un grandissimo esperto di matrimoni, di eventi e di wedding, in assoluto il primo wedding planner italiano, l'architetto Angelo Garini. Ciao Angelo. Ciao Marco, tutto bene? Bene, benissimo, grazie. Intanto benvenuto, bentornato in Calabria, benvenuto ad Aiello Calabro. Dove è un posto bellissimo. Tu ci sei qui per la prima volta? Sono qui per la prima volta, sì, sono arrivato ieri, ho avuto modo di girare, insomma l'ho fatto già un po' mio questo posto. È un borgo, tu di borghi immagino ne conosca tanti, sì, ne visiti, sì, tanti un po' sparsi in Italia. Vogliamo parlare oggi del fascino, della bellezza del borgo e anche della possibilità per chi ama la tipologia, l'ambientazione del borgo di sposarsi in un posto così, sì, bello, ricco di, sì, fascino, nel centro, magari nel centro proprio del sì, borgo. Sì, questo diciamo che è un po' una delle ultime tendenze. Il matrimonio ha dei tempi molto lunghi, quindi non ci sono novità che si susseguono ad ogni stagione, come per esempio nella moda, ma ci sono comunque delle evoluzioni che si mescolano sempre con la tradizione, e sempre di più oggi gli sposi cercano dei luoghi inediti per il loro matrimonio, quindi il matrimonio nel borgo, o un borgo per gli sposi come abbiamo voluto chiamare e definire Aiello Calabro, è un po' una delle strade che si stanno percorrendo, soprattutto quando si hanno posti belli come questi. Le architetture intorno a noi sono bellissime, pregiate, ci sono tantissimi dettagli estremamente preziosi nei portali, nei balconcini, nella pietra lavorata. Quindi sì, il borgo è definitivamente una destinazione perfetta. Beh, il borgo è, questo lo è, ma tanti altri sicuramente hanno una storia antichissima. Tu poi sei architetto, certo, e quindi entri da intenditore in questi posti, tra questi, sì, vicoli. Noi adesso vi faremo vedere le immagini del borgo riprese dall'alto. Aiello Calabro è un piccolo ma un grande borgo, lo definirei, perché si estende per quasi 65 km quadrati. Sì, è una grandissima estensione, infatti ce lo diceva l'assessore, quindi è interessante anche perché questo vuol dire che comprende tanti scorci diversi. Noi siamo nell'entroterra, possiamo definirlo entroterra anche se in realtà il mare non è molto distante, e abbiamo degli affacci sul mare che sono stupendi, tra l'altro con Stromboli che proprio esce dalla linea dell'orizzonte ieri sera al tramonto con un filo anche di fumo, quindi bellissimo. Diciamo un posto affascinante, anche molto romantico, sì. Anche, ecco perché siamo qui, per gli sposi, per il matrimonio. Qui ci vivono circa 1500 abitanti. Adesso invito l'architetto Angelo Garini a fare una passeggiata per il borgo di Aiello Calabro. Andiamo. Con grande piacere. Credo si conoscono tutti, Angelo. Penso un paese sì, dove vivono 1500 abitanti, intanto regna una pace, una tranquillità, una serenità, a parte quest'aria fresca che respiriamo, pura e pulita indubbiamente. Assolutamente sì, ma vedi quante cose belle ci sono intorno a noi, quanti dettagli architettonici, artistici preziosi, e questo aiuta a stare bene. Quindi tu dici un'aria tranquilla e serena, ma è la bellezza che ci circonda anche che fa di questi posti un po' delle perle dove potersi rifugiare, e sono posti che vanno assolutamente salvaguardati. Ecco, qui adesso stiamo ammirando alcuni scorci, sì, dei vicoletti. Ci addentriamo con l'architetto Angelo Garini. Sposarsi al borgo, questa è una tendenza, è, sì, anche un po' una novità. I borghi che si aprono agli sposi e ai matrimoni, i borghi italiani. Sì, perché dunque il borgo è un
conglomerato, possiamo chiamare un insieme urbano di costruzioni tipicamente italiano, quindi il borgo è parte della storia italiana e come dicevo sempre di più gli sposi sono alla ricerca di inediti e di novità e il matrimonio nel borgo è, come dicevo, una strada che va perseguita perché questo fa innescare un'economia, una microeconomia che non ha solamente delle ricadute economiche, perché chiaramente è quello che ci si augura, ma anche sociali, perché se da un lato ci sono le attività che vengono coinvolte nel matrimonio e altre attività che possono nascere in conseguenza della presenza di matrimoni su questo territorio, su un territorio, ci sono poi anche le ricadute sociali perché gli abitanti vengono coinvolti nella riscoperta delle tradizioni del matrimonio, perché il matrimonio nel borgo deve essere un matrimonio che parte dalle tradizioni locali. Quindi è bello questo progetto, insomma il progetto dello sposarsi nel borgo ha molte finalità assolutamente positive. Che è un progetto che tu stai sposando, se non sbaglio pienamente, questo sì. È un po' quello che tu fai e vorrai fare sempre sì, di diciamo più. Sì, diciamo che noi ci conosciamo da diversi anni e io amo aggiungere attività, non cambio mai, non lascio quello che ho fatto fino a quel momento, quindi aumento il mio campo di azione, nasco come architetto, poi ho iniziato ad occuparmi di eventi, di matrimoni, sono autore di libri, faccio podcast, ma da qualche anno, e veniamo proprio al punto della nostra chiacchierata, mi occupo di promozione di territori con l'intenzione di creare delle destinazioni per il turismo matrimoniale, perché si parla di vero e proprio turismo, quindi non si deve intendere il matrimonio come una giornata in cui gli sposi e i loro ospiti vengono e poi se ne vanno, ma come uno spostamento di almeno 3 giorni di persone che scelgono un posto e usufruiscono di tutte le attività del territorio, quindi si fermano per almeno 3 giorni, consideriamo numeri tra i 60 e 80 e quindi capisci che il coinvolgimento e la ricaduta è importante. Ci sono borghi che tanti lo sono, bellissimi, ma non magari attrezzati e organizzati per i matrimoni. Credo che anche lì bisogna un po' lavorare. Non tutto è possibile dappertutto. Qui abbiamo innanzitutto un grandissimo punto di partenza a favore che è un'amministrazione comunale giovane, interessata al tema, che ne capisce l'importanza e questo deve essere proprio è fondamentale. C'è l'apertura, se non ci fosse è la volontà. Poi ci sono le bellezze del posto, perché questo è un borgo veramente bello, come abbiamo detto, con degli scorci meravigliosi, con un centro storico prezioso. Ci sono delle sedi, dei palazzi già pronti. Siamo oggi a Palazzo Cibo Malaspina, che è meraviglioso, quindi già pronto. Fra l'altro ho avuto il piacere di conoscere i proprietari che mi hanno raccontato la storia non solo del palazzo, ma dei restauri che loro hanno effettuato. E dicevo, per persone come loro bisognerebbe istituire un'onorificenza nazionale, perché fanno un grande sforzo investendo personalmente per salvaguardare un pezzo del nostro patrimonio ed oggi questo palazzo si apre per accogliere matrimoni ed eventi. Che è il Palazzo Cibo Malaspina. Tra un attimo andremo lì con l'architetto e lì lo saluteremo perché stiamo preparando l'inizio di questo evento dedicato alle coppie di futuri sposi che stasera arriveranno qui al borgo per visitarlo, per capirne le potenzialità e anche la possibilità di potersi sposare, di fare tutto qui al borgo. Sì. Qui ci sono le chiese, c'è la possibilità di festeggiare, lo si può fare in piazza, lo si può fare tra i vicoletti. Spazio all'immaginazione. Sì, assolutamente sì. E coinvolgimento, torno a ripetere perché questa è poi la chiave di lettura corretta, coinvolgimento di tutto il territorio e di tutti gli abitanti, perché devono capire che il matrimonio non è un'invasione che viene da fuori, ma è un'opportunità per tutti di crescere. Cioè, lì bisogna fare un grande lavoro, veramente. L'architetto Angelo Guerini, oggi abbiamo il piacere di incontrarlo per il pubblico affezionato del nostro canale tematico, voi che ci seguite siete sia appassionati sicuramente del matrimonio, perché anche dopo sposati ci abbiamo tante famiglie che ci seguono, perché il matrimonio affascina, sempre. Unisce e rende partecipi un po' tutti, ma tante coppie di futuri sposi da qui a poco si sposeranno o programmeranno il loro grande evento. Angelo Guerini è in assoluto uno tra i
più noti architetti, ma wedding planner italiani, che iniziò quanti anni fa? Nel 2001. Nel 2001, quando non esisteva la professione. Allora, non esisteva la professione per come la intendiamo oggi, che è quella definita del wedding planner, ma tu lo sai, io sono un amante della storia, mi piace sempre citare il grande Leonardo da Vinci, che è stato il primo. Andiamo un po' indietro. Esatto, il primo wedding planner della storia, se così lo possiamo definire, perché alla corte degli Sforza si occupava proprio dei matrimoni e dell'organizzazione degli eventi, quindi il famoso matrimonio di Isabella d'Aragona con Gian Galeazzo Sforza fu organizzato da Leonardo da Vinci, quindi ho il piacere, l'onore, diciamo, di dire che in fondo porto avanti quel lavoro. È un grande lavoro. Assolutamente, eh? Sì. Architetto Angelo, cosa, adesso ci sposteremo, vi faremo vedere ancora le vie del Vicoletto e poi andremo lì in questa piazza, che è Piazza Plebiscito del borgo di Aiello Calabro, dove c'è il Palazzo Cibo Malaspina, che ci ospita e ospita l'evento Un Borgo per gli Sposi. Cosa dire alle coppie di innamorati che si sono già fatti la proposta di matrimonio, sì, che hanno già la data del matrimonio, mm-hmm, e quindi stanno per partire con questa, certo, grande con la ricerca, organizzazione del grande, sì, evento della vita? Beh, direi che questo è un posto assolutamente già pronto per ospitarli, quindi noi oggi faremo vedere una serie di servizi, di proposte, di novità, di tendenze, diciamo, per il matrimonio in termini di moda, di abiti e quant'altro, quindi il posto, il borgo è già assolutamente pronto, ma agli sposi possiamo dire davvero cercate qualche cosa di nuovo, di alternativo, perché il vostro matrimonio possa essere qualcosa di unico. Ecco, non ripetersi, non fare le stesse cose, le cose che fanno tutti, sì. Il matrimonio richiede originalità, non è sempre così facile, anche perché gli sposi spesso non si affidano ad una figura che ha le capacità ma anche le conoscenze per poter organizzare un evento così importante, e quindi è il caso che si diano, che si concedano e che si lasciano andare? Che si lasciano andare e che si facciano guidare. Allora, io dico sempre che la figura del wedding planner è una figura che deve affiancare gli sposi, non deve mai né tirare né spingere, deve affiancare. Io sono qui oggi grazie anche a Stella Finella, wedding planner del territorio. Bravissima calabrese. Bravissima, che è stata una mia allieva negli anni, quindi insomma... Ma ti adora, ti venera. Sì, è nato un bellissimo rapporto di amicizia e quindi contento di essere qua oggi. E ecco, lei per esempio è una figura di riferimento a cui gli sposi possono sicuramente rivolgersi con molta serenità. Allora andiamo a salutarla un attimo, certo, se vuoi. Volentieri. E andiamo al palazzo Cibo Malaspina, ve lo facciamo visitare e lì saluteremo l'architetto Angelo Garini e ci prepariamo all'evento, ringraziandovi per essere con noi qui ad Aiello Calabro, un borgo in Calabria. Siamo arrivati, architetto, Piazza Plebiscito, tra poco l'evento ed entriamo al Palazzo Cibo Malaspina a salutare e ringraziare per la grande organizzazione l'amica, la wedding planner Stella Finella. Ciao Stella! Ciao, come stai? Marco, bene, grazie. Ciao Angelo. Complimenti. Grazie. Tra voi intanto c'è una grande, sì, amicizia, sì, una immensa stima e un bel rapporto lavorativo. Sì. È vero, ci conosciamo, adesso sono quasi 10 anni che ci conosciamo, Angelo, più o meno, perché ho fatto i corsi con lui, quindi lui è il mio maestro, mi ha insegnato tante cose, e il suo stile, insomma, mi piace molto e
non lo imito, perché è impossibile. No, cioè, no. Non lo imito perché è impossibile. Ma d'altra parte è un maestro. È il maestro. Ma lo diceva Michelangelo, il destino di chi va avanti, quello di essere seguiti, per cui va benissimo essere imitati. Ma tra di noi c'è anche un bel rapporto di amicizia, quindi quello è la prima cosa. Esatto. E anzi, mi ricordo la prima volta che ci siamo visti proprio, Angelo, è stato proprio una cosa a pelle. Istintiva, certo. Sì, 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 molto. È stato bello. Così come è bello questo momento tra di voi, che ci piace per chiudere questa passeggiata nel borgo con il maestro, l'architetto Angelo Garini, che ringraziamo per essere stato con noi su Wedding TV, la wedding planner Stella Filella. Voi seguiteci, questa è soltanto una piccola anteprima di questa grande novità, della tendenza di sposarsi nei borghi. Siamo partiti dalla Calabria, da Aiello Calabro, in provincia di Cosenza. Adesso vi lasciamo alle immagini di Aiello Calabro, anche del palazzo Cibo Malaspina. Grazie all'architetto, grazie Angelo, grazie Garini, a te Marco, Stella Filella, grazie. Ciao Stella.